amici, cari telespettatori, riproponiamo eh, un'altra volta il nostro piccolo talk show dell'altra voce, ricordiamo l'altra voce è una trasmissione di servitori di Dio, pastori, evangelici, soprattutto dell'Interland napoletano. Detto questo stiamo trattando una serie, la serie è la fine del mondo, ogni serie notoriamente eh, per coloro che già ci seguono da tanto tempo è costituita da sei trasmissioni. Questa è la sesta trasmissione sull'argomento della fine del mondo e il sottotitolo è la fine dei tempi. avevamo già preannunciato la settimana passata. Beh, prima di ancora introdurci, eh, consentitemi di presentare i pastori presenti in questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Elpidio Pezzella e il pastore Vincenzo Esposito. Ma Michele immediatamente gli chiediamo di dirci qualcosa di introduttivo. È vero, e questa è stata eh, la notizia che sta girando da tutte le parti, finalmente dite, ci siete arrivati. Dopo cinque eh, trasmissioni ci siamo arrivati. È vero che nell'anno 2012 verrà la fine del mondo? Un secco no, <ride> un secco no. Purtroppo dobbiamo dire che si dà molto spazio, anzi, si sta continuando a dare molto spazio. Ci sono tante trasmissioni televisive che, futuristiche che hanno dato, spiegato il calendario di Maia, le profezie di Nostradamus, le previsioni di astrologi, eccetera, eccetera. E la nostra, purtroppo. Eh, lacuna che eh, sottolineiamo ancora una volta che poco o quasi nulla si è detto intorno alla parola di Dio. Vorremmo tranquillizzare tutti i nostri telespettatori a dirgli di stare tranquilli per quello che conosciamo e crediamo della parola di Dio. Il 2012 non verrà la fine del mondo e non sarà la fine dei tempi, però in altrettanto vorremmo anche responsabilizzare le persone eh, perché non possiamo nemmeno cullarci su questo fatto. Vabbè, allora visto che la Bibbia non ce lo dice, ci sa, no, ogni giorno, noi dobbiamo vivere ogni giorno eh, sapendo che può essere l'ultimo nostro, nostro giorno, per cui c'è una esigenza personale per ogni persona così come ci viene dettato la parola di Dio e cioè di prepararsi a incontrare il suo Dio in un modo personale. La parola di Dio ci dice che dopo la morte viene il giudizio e a questo giudizio nessuno può sottrarsi. Per cui più che preoccuparci di quando verrà la fine, io direi di preoccuparci quando sarà il principio. E il principio è il giorno in cui accettiamo Gesù. Possiamo testimoniare che il giorno che non tramonta mai più, almeno per noi e spero per tutti i nostri telespettatori, è il giorno in cui Gesù è venuto ad abitare nella nostra vita, abite nelle nostre famiglie, nonostante le nostre imperfezioni, nonostante le nostre debolezze umane, ma possiamo dire, come abbiamo già affermato in qualche trasmissione precedente, che l'Emmanuele. Dio con noi, è con noi, per cui l'anno vi diciamo in un modo categorico no, non avverrà nel 2012. Però una cosa conosciamo, stupite, l'ora è l'ora che non pensate, purtroppo accadrà, per cui dobbiamo essere tutti vigilanti. Beh, io vorrei soprattutto sottolineare una triste realtà di questo ultimo decennio un aumento di interesse spropositato verso quella che viene ritenuta una scienza e scienza non è che l'astrologia, mentre noi riconosciamo l'astronomia, c'è una grande differenza. Stiamo notando perché molti si affidano al linguaggio, alle previsioni degli astri e, e vedo che questo sta crescendo anche perché è uno dei business più eh, in moda. E, e diciamo anche più prolifici e soprattutto più remunerativi di questi giorni e questo proprio in opposizione a quello che invece è la fede che dobbiamo avere in Dio nella parola di Dio sì alcune cose, lo detto l'astronomia è una scienza eh, una vera scienza ma l'astrologia che può sembrare qualcosa di migliore non lo è affatto e questo è il nostro pensiero che possiamo tranquillamente confutare ogni eh, progetto di questo genere ogni dichiarazione di astrologia eh, vedo che all'inizio dell'anno soprattutto si interrogano personaggi che diventano così importanti, tant'è vero che ci sono addirittura governatori eh, ci sono presidenti di repubbliche che vanno a chiedere, non il nostro grazie a Dio, non credo che il nostro presidente l'abbia mai fatto eh, ma in altre nazioni addirittura presidenti di nazioni che vanno a chiedere, governanti che vanno a chiedere all'astrologo come andrà questo e quell'altro, e questo è un chiaro segno proprio della fine dei tempi. Cioè, che ci stiamo avvicinando ai tempi dell'apostasia e della fine. Ma vogliamo continuare con le nostre domande? E al pastore Elpidio gli vogliamo fare la presente domanda. La domanda più importante: cosa dice la Bibbia, la Scrittura a riguardo. Di questa fine dei tempi. Avrete notato che è costante da parte nostra il rimando, il ritorno, se preferite la partenza, della maggior parte delle nostre considerazioni al testo biblico. Possa essere questo uno sprone per voi che ci seguite ad accrescervi la curiosità della scrittura e quindi a rimandarvi a tirarla fuori da uno scaffale, a procurarla e a calarvi in quello che è il testo biblico. Cosa ci dice la scrittura al riguardo? Sono tanti i rimandi a quella che è la fine dei tempi, perché è appartenuta proprio all'uomo come creatura questa forma di dilemma, o se preferite la convinzione. Interiore che da un momento all'altro tutto ciò che accoglie l'umanità possa svanire e possa conoscere una sua fine. Gesù nel suo annuncio, nel suo ministero, ha centrato la sua predicazione su quello che è un tema particolare, ossia il regno di Dio. Quando Gesù ha cominciato a predicare, i Vangelici raccontano che questo è stato l'inizio della sua predicazione. Ravvedetevi. Convertitevi perché il regno di Dio si è avvicinato a voi. E la conclusione del ministero terreno di Gesù si va a chiudere proprio con un, un interrogatorio, quello davanti a Pilato che chiede a Gesù ma dov'è il tuo regno? Ma sei tu realmente il re di cui si parla? Ma dove è collocato? E Gesù li chiarisce. L'ennesima volta a noi lettori della Bibbia che il suo regno non è di questo mondo, ma il suo regno va oltre la creazione terrena, quello che i nostri occhi oggi possono vedere. Ma riguardo alla fine dei tempi, e quindi a questa curiosità di conoscere quando certe cose avverranno, tre Vangeli, ossia i Vangeli cosiddetti sinottici, Matteo, Marco e Luca ci propongono quasi in maniera totalmente identica tranne Luca che è molto più sintetico, un discorso conosciuto come il discorso profetico. Vi cito anche i capitoli proprio per continuare a incoraggiarvi a leggere la Bibbia, nel Vangelo di Matteo il capitolo è il 24, in Marco è il capitolo 13, in Luca è il capitolo il capitolo 21. Nella predicazione Appunto, della venuta del suo regno, Gesù si trova un giorno a far riferimento a quelli che erano gli edifici del tempo. E davanti a quegli edifici così imponenti, forti, resistenti, e probabilmente anche di fascino e di attrazione per le persone che lo seguivano, Gesù sentenzia proprio per trasmettere l'idea che non c'è nulla di stabile nella vita terrena: dice, guardate, questi templi che sembrano così forti. Verrà il giorno che saranno diroccati, saranno distrutti. Qualcuno ha visto in questa la distruzione di Gerusalemme che accadrà nel 70, qualcuno ha visto altri episodi della storia, ma io credo che Gesù cercava proprio di far comprendere alle persone di non avere riferimenti terreni per le proprie certezze o stabilità. Ma quella dichiarazione suscita la curiosità. Dici quando accadrà? Ecco la curiosità dell'uomo. 2012, 2013, la storia ci insegna che già nei decenni e nei secoli trascorsi ci sono state delle date paventate proclamate con tanta forza perché l'uomo vuole vuole sapere vuole sapere per scappare da quella conoscenza ma Gesù non dà un riferimento temporale dice sappiate che accadranno determinate cose ci saranno guerre quindi leggetelo questo discorso ci saranno guerre ci saranno carestie però sappiate che questa non è ancora la fine, è soltanto l'inizio, quello che l'Evangelo definisce l'inizio delle doglie di parte, cioè l'inizio di un tempo che vi preannuncerà che in maniera improvvisa tutto andrà a terminare. Così come è stato già detto dal Pastore Romeo, nessuno di noi può conoscere il giorno, la data, l'ora. Sicuramente sarà, così come si diceva, quella che uno non può immaginare, non può aspettarsela. Però certamente ci sarà, perché Gesù l'ha annunciato. In questo discorso addirittura conclude una parte dove Gesù dice non passerà questa generazione che accadranno queste cose. Allora gli scettici hanno subito detto, ma com'è possibile? È passata quella generazione, ma non sono accadute. Gesù aveva parlato di un inizio, è terminato l'inizio. L'annuncio, siamo così come dice qualcun altro, negli ultimi giorni proprio di questa fine di questo lasso di tempo. Quindi leggiamo, leggiamo insieme e teniamone conto. Ma anche in quello che è il profilo che ci viene dalla parola riguardante la fine dei tempi, c'entra quello che è stato il popolo di Dio, quello che ancora possiamo dire è il popolo che Dio ha eletto per primo il popolo di Israele. Allora io rivolgo a Pastorenza Esposito e dico cosa c'entra Israele per esempio con la fine del mondo? Io eh, prendo a prestito un tema che fosse poco gradito, credo che sia stato oggetto della trasmissione precedente che parlava dei terremoti. Io direi che eh, Israele si può definire l'epicentro della storia de del mondo. Eh, Certo su questo argomento sono state scritte tanti libri, fiumi di parole sono state spese, ancora oggi ci sono dibattiti in corso, eh, ma da un salotto come questo, come si diceva prima, non si può eh, escludere quello che è ciò che dice la parola di Dio intorno a questi argomenti. Israele, se non è il centro della storia dell'umanità intera, è senz'altro il centro della storia delle nazioni. Ci sono stati tre importanti momenti per l'umanità, la creazione di Adamo, il diluvio di Noè, e l'episodio della Torre di Babele dove poi c'è stata la diversificazione delle lingue, e quindi le nazioni, intese come gruppi etnici, ma soprattutto poi c'è stata una grande chiamata, una promessa fatta a, ad Abramo e in quello l'istituzione della nazione di Israele. Da quel momento in poi, non possiamo nasconderci dietro un dito, da quel momento in poi questa promessa, questo evento, questa costituirsi di questo popolo ha rappresentato il centro di tante storie della storia delle nazioni del, del mondo. E, e anche questo è un'altra cosa che non possiamo, penso, disquisire, nessuno può controbattere. Non ascoltiamo un argomento, non c'è un, un grosso evento di cronaca anche storico in cui non c'entra il popolo di Israele con quella storia se pensiamo alla, all nei tempi più moderni all'ultima grande guerra dove c'è stato l'eccidio e lo semino del popolo di Israele dove c'è stato il ritorno del popolo di Israele nella sua terra, dove nel 1956 e poi nella guerra dei sei giorni e poi ancora tante altre situazioni dei giorni d'oggi e lo stesso argomento del Medio Oriente oggetto di preoccupazione dei tanti capi di Stato, anche delle nazioni più grandi, non si, non si esclude Israele da questa storia. L'ultimo e eh, tanti altri non fanno altro che appena hanno bisogno di depistare le loro problematiche inveiscono contro Israele. La parola di Dio è interamente concentrata su quello che è la storia del popolo di Israele, su quello che è la storia dell'uomo e della sua salvezza. Gesù stesso è un israelita e tanti di noi ci definiamo figlioli di Abramo in maniera spirituale perché da ulivastri siamo diventati ulivi, innestati nel popolo di Israele. Tante altre cose si potrebbero dire e approfondire, potrebbero essere controbattute, ma alla fine non si può non discutere della storia delle nazioni, della storia del mondo e anche della fine del mondo stesso che viene descritta e è stata più volte eh, raccontata, è frutta di, del fico fico che è la rappresentanza di Israele e della, di che, quindi Gesù stesso diceva che bisognava guardare il fico, la storia di Israele per capire la storia dell'uomo. lui. Eh, questo è stato detto proprio da Gesù che ci ha indicato Israele con l'esempio del fico quando mette le prime foglie, e, è un invito a avere gli occhi puntati su Israele perché, perché Israele avrà una parte particolarmente importante in quelle che saranno i vari, le varie fasi di quella che è chiamata la fine dei tempi e che riguarda il ritorno del Signore. Detto questo, voglio rivolgere al pastore Erpinio Pensella che se ci dà qualche particolare eh, di qualche profezia biblica che illustra un pochino i nostri giorni. Abbiamo ho fatto riferimento prima proprio a questa differenza, fine dei tempi e giorni. Non è casuale che il pastore Cristallo chiedeva proprio dei giorni, dei nostri giorni. Quindi faccio riferimento a un brano biblico, quindi vi invito a prendere nota anche di quest'altro passaggio che si trova nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, il capitolo 3, dove l'Apostolo scriveva a questo giovane servitore Sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. Aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza da costoro, allontanati. Forse qualcuno si aspettava una citazione che avesse a che fare con eventi naturali. Ho preferito questo brano perché è la chiara descrizione ancora di quelli che sono i nostri giorni. Anche se questo è un testo scritto diversi secoli fa. Questa descrizione rispecchia la situazione della nostra società. A volte corriamo il rischio di guardare troppo fuori e mi riferisco a quello che è l'ambiente e quindi alla natura e perdiamo di vista che la tragedia e il dramma è proprio l'umanità in se stessa. Questa descrizione profetica che l'Apostolo fa a Timoteo è riferita all'umanità. Amanti di se stessi, la prima cosa, questa è la tragedia all'origine di ogni tragedia. L'amore di se stesso, che poi diventa amore per il denaro, avidità, gli interessi, hanno fatto sì che nel corso dei tempi tutto ciò che intorno all'uomo non avesse il rilievo e l'importanza a cui Dio l'aveva creato e posto per il bene degli uomini. Il problema non sta nel rimediare a quello che è fuori di noi. Il vero nocciolo del problema è la situazione interiore di ogni uomo. Siamo negli ultimi giorni, degli ultimi tempi, tempi sempre più difficili. E prima facevo menzione alla centralità della predicazione del Cristo riferita al regno. E dopo la sua morte e resurrezione, nell'apparizione conclusiva, della sua permanenza sulla terra, i discepoli gli pongono una domanda, quando stabilirà il regno a Israele? Erano rimasti a quell'idea di regno che doveva stabilirsi nella loro società. E lì prima di ascendere al cielo, Gesù per l'ennesima volta ribadisce loro, non sta a voi di conoscere i tempi, non sta a voi di conoscere le, sta le stagioni che il Padre ha stabilito. Sappiate questo, verrà lo Spirito Santo, riceverete potenza e mi sarete testimoni. Colui, colei che hanno conosciuto il Signore Gesù, hanno questo impegno, quello di testimoniare ancora la venuta del Suo Regno, racchiuso in una preghiera per eccellenza che tanti conoscono e forse anche recitano, quella del Padre nostro che invoca proprio nella sua apertura. Venga il tuo regno, che queste parole ci possano aprire alla dimensione dello Spirito e ricordarci, così come noi stiamo facendo adesso, di testimoniare quella che è la conoscenza della Scrittura. Che possa questa trasmissione essere la nostra testimonianza, che quanto Gesù ha annunciato, quanto la Scrittura ci ha riportato e ci ha consegnato, da un momento all'altro si adempirà, perché la fine realmente. Più vicino di quello che possiamo ritenere, Bene, sono rimaste due domande. Una rivolgiamo al pastore Vincenzo Esposito, ed è una domanda prettamente di ordine spirituale: la Chiesa sta aspettando un grande movimento di Spirito, ovviamente santo, prima dell'inizio e della fine dei tempi. Puoi dire qualcosa su questo concetto? Sì, se eh, abbiamo visto. Tutte le sei di trasmissioni di questa serie eh, si è parlato della fine del mondo, forse per eh, soddisfare un bisogno da parte degli spettatori di avere delle rassicurazioni o di save, sapere qualche cosa in più circa questo evento che eh, sembra all'occhio dell'uomo un evento disastroso. Questa, questa domanda ci permette di dare un messaggio di speranza. Perché addirittura capovolta la situazione e vista nel senso spirituale è un momento di attesa, di grande speranza, di grande gioia per la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo e per coloro che si definiscono in maniera reale e profonda suoi seguaci cristiani. Perché il suo ritorno, il suo ritorno per quel regno di cui parlava prima il Pastore El Pito, di quanto si diceva in precedenza, Qual è questa attesa? Non è un'attesa, una speranza di quelle speranze del mondo per cui cioè, chi, chi, chi spera si dispera, ma è la vera, è la vera, eh, il, il vero centro di quello che è la, la fede eh, de, del, del cristiano perché è l'attesa del ritorno di Gesù Cristo, come dicevamo, ma in che cosa si, eh, si evidenzia questo, questa domanda? Cioè, qual è la speranza, qual è questa aspettativa che il popolo del, di Cristo, della la Chiesa di Cristo ha ah, in, in funzione di questo evento della, della fine degli ultimi tempi. Bene, è una promessa che troviamo sicuramente in due passi fondamentali, tanti altri, ma eh, proprio nel semone sul mondo nel Nuovo Testamento, sul monte del Nuovo Testamento da parte di Cristo, dove dice di guardare bene i tempi, di stare attenti, ma che eh, alcune cose sarà, saranno ancora peggiori di quello che noi viviamo ma al tempo stesso però non sarà possibile, uh, i tempi verranno abbreviati per coloro che credono in lui, perché uh, ci sarà un, il suo ritorno, ci sarà il rapimento della Chiesa, ci, ci, si era prima perché altrimenti questi eventi potrebbero addirittura sedurre anche gli eletti, dice la parola di Dio. E poi c'è quel meraviglioso passo che forse è un po' il cavallo di battaglia dei, 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 dei Pentecostali, è Gioele, dove nel parlare proprio di questa predizione degli ultimi tempi Gioele parla di un, anche però di un tempo meraviglioso dove ci sarà un nuovo risveglio, dove ci sarà lo Spirito Santo che sarà all'opera e di conseguenza tutto questo sarà un, un, un risveglio, un revival di quello che è lo spirito del, del cristianesimo che avrà una rivolta avrà una sua rival uh, rivalutazione e questo comporterà un uh, atteggiamento di speranza piuttosto che di, di sperazione. Bene, Gioele si è verificato la profezia di Gioele, ma chiaramente stiamo aspettando l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Questo è un linguaggio biblico che purtroppo molti non conoscono, ma che noi possiamo sintetizzare che ci sarà un potentissimo risveglio mondiale. E l'opera dello Spirito Santo sarà così evidente che non ci sarà alcuna confusione fra l'opera satanica e l'opera di Dio. Perché anche se in questo tempo sembra, dico sembra, che il cristianesimo sia perdente, Cristo ha vinto il mondo e Cristo continua a vincere e noi vinceremo nel nome di Gesù per la fede che abbiamo in Lui. Detto questo, passo gli ultimi pochi minuti. Al Pastore Michele Romeo, ai quali, al quale gli chiedo quali sono i benefici della fede di fronte alle inquietudini del prossimo futuro? Ebbene vogliamo finire appunto nel modo migliore, cioè eh, nell'ottimismo che non viene dalla fantascienza ma viene dalla fede. Signore Gesù, quando gli chiesero che li insegnasse a pregare, disse: Pregate in questo modo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Allora dobbiamo considerare questo: che ancora oggi, nonostante guerre, terremoti, carestie, eccetera, eccetera, Dio vuole essere il Padre di tutti e che tutti coloro che Crediamo in Lui, abbiamo questa necessità di santificare il Suo nome, di separarlo da tutte le beche, tutte le situazioni difficili che hanno a che fare con la nostra umanità e soprattutto di desiderare che il Suo regno venga. Pastore Elpidio citava la predicazione iniziale di Gesù, di Giovanni Battista. Il regno di Dio si è avvicinato a voi e negli ultimi giorni... Il Signore manifesterà la Sua gloria spandendo il Suo spirito sopra ogni carne. Noi ringraziamo Dio per l'effusione dello Spirito Santo iniziata nel XX secolo e che si è sparsa in tante parti del mondo. Pensiamo alla Cina, pensiamo agli stessi paesi dove ancora oggi c'è persecuzione, dove ci sono credenti sofferenti, dove ci sono cristiani che pagano. Il prezzo della loro testimonianza con la loro vita e con il loro sangue. Pensiamo ai grandi risvegli mondiali che soprattutto si sono verificati tra l'America, l'Inghilterra, il Sudafrica ed altre parti. E che il Signore ha detto invece che Lui spanderà il suo spirito sopra ogni carne. Per cui come credenti vogliamo imparare a pregare Signore venga il tuo regno e soprattutto le parole di Gesù che disse ai suoi discepoli anche preoccupato in quanto lui li avvertiva che i segni dei tempi erano quelli che abbiamo in queste puntate sottolineate lui disse quando tutte queste cose cominceranno ad avvenire non abbiate paura, non mettete la testa nella sabbia, non vi spaventate, ma alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. E mi piace concludere questa serie di trasmissioni con le parole di Giovanni dell'Apocalisse che spero che sia la proclamazione di tutti i credenti. Poi vidi un cavallo bianco e colui che lo cavalcava a nome la parola di Dio, Gesù Cristo. Sul suo capo aveva una corona è un mantello tinto di sangue e sulla coscia una scritta re dei re e signore dei signori lui è la nostra speranza Maranata Gesù viene Amen. bene cari amici questo tempo nostro a nostra disposizione è praticamente concluso non posso darvi l'argomento della prossima serie ve lo darò alla prossima trasmissione intanto Passando ai saluti, ricordandovi che l'appuntamento è sempre su questa emittente, stesso giorno, stessa ora, il pastore Vincenzo Esposito, il pito Pezzella, Michele Romeo e Remo Cristallo vi salutano con la pace del Signore, augurandovi benedizioni abbondanti a voi e famiglia e dichiendovi una volta e per sempre la falsità del 2012 lasciatelo ai falsari e al diavolo. Dio vi benedica.